In questa emozionante giornata al Golf Club di Franciacorta, Marco Bucarelli ci porta nel cuore del secondo torneo Bergamo Golf for Charity. Attraverso interviste coinvolgenti, esploreremo il legame unico tra sport e solidarietà, testimoniato dai 130 partecipanti pronti a fare la differenza sul territorio. Scopriamo insieme le storie e le passioni di chi contribuisce a rendere questo evento così speciale. Accademia dello Sport per la Solidarietà e il circuito di golf. Siamo arrivati alla seconda tappa, siamo nel bellissimo campo del Franciacorta Golf Club, una tradizione. Giovanni Licini, tante soddisfazioni, nuovi amici che si avvicinano all'Accademia dello Sport per raccogliere fondi, sempre con progetti estremamente importanti. E uno appena stato inaugurato, proprio alla vigilia di questa seconda tappa di golf. È tutto giusto, Marco, siamo reduci dall'inaugurazione di ieri, un polo oncologico nuovo. Ci è stato proposto questo nostro aiuto circa a settembre 2023. I malati oncologici aumentano in modo esponenziale nel territorio di Bergamo. L'ospedale di Bergamo non riesce a far fronte alle richieste di chemioterapia. Hanno fatto un accordo, l'ospedale di Bergamo, casa di cura San Francesco. L'ospedale di Bergamo fornisce i farmaci, la San Francesco farà le infusioni. Pertanto noi aiuteremo, anzi abbiamo già aiutato, inaugurato ieri, 14 linee nuove di chemioterapia e 12 posti letto. Direi che sono momenti importanti, anche perché se non ci fosse l'Accademia dello Sport per la Solidarietà in tutti i progetti in questi anni ha raccolto delle cifre importantissime. Non dimentichiamo anche il periodo drammatico del Covid, dove è stata sempre in prima linea l'Accademia e ha portato situazioni importanti vicino alla soluzione, comunque per alleviare quello che è stato un momento tragico. Ecco, però ci sono anche tante nuove aziende, o meglio nuovi amici con la loro azienda che si avvicinano all'Accademia. Questo forse è il segnale più bello. Diciamo che hai detto giustamente, cioè noi proponiamo di aiutare il prossimo e questa proposta viene fa da collante con tante altre persone. Proprio oggi, 2 ore fa, nuovi amici hanno detto vorremmo contribuire con voi a far sì che sul territorio ci sia un aiuto continuo a chi ne ha bisogno. Quest'anno arriviamo a 3 milioni di euro, pertanto una cifra inimmaginabile per una piccola associazione, però dico con l'aiuto, ma soprattutto con il territorio che è propenso a queste iniziative, perché noi siamo l'Accademia dello Sport, siamo un'associazione, ma se non ci fosse un terreno particolarmente importante e disponibile per la raccolta di fondi non arriveremo a nulla. Pertanto ben venga la nostra attività, sicuramente in un territorio come Bergamo e anche Brescia, siamo a Brescia quindi in effetti, che ci sopporta, pertanto abbiamo dato una mano e daremo sempre una mano a chi ha bisogno del nostro aiuto con lo sport e la solidarietà. Oggi qui vediamo, Marco, tanta gente che approfitta dell'arte culinaria dei nostri volontari. Non è da confondere, mangiamo e beviamo gratis. È la gara dell'Accademia, la gara della solidarietà per fare del bene. Tanti volontari, si è cominciato con il golf quest'anno nel 2024 all'Albenza, questa è la seconda tappa a Franciacorta Golf, si andrà poi ai Colli di Bergamo, insomma tanto sport, tanta solidarietà, questo perché anche con lo sport si possono raccogliere fondi, aiutare chi ne ha veramente bisogno e poi inizierà la grande kermesse del tennis anche quest'anno alla Cittadella dello Sport, altre 3 settimane di grandi serate con tanti personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura anche, che giocano a tennis. Dal 16 maggio al 4 giugno ci saranno serate veramente intense, sia di sport che solidarietà, ma soprattutto di compagnia. Avremo tanti ospiti, come tu dicevi, serata finale, il giorno 4 andremo a premiare un importante sportivo che è Giorgio Scalvini, che è del territorio qui vicino a dove parliamo ora, Giancarlo Giardetti, ministro dell'economia, e Claudio Bombardiere, un imprenditore di fama nazionale. Pertanto sport, solidarietà e anche premiare gente che ha fatto qualcosa di importante per il territorio italiano. E allora adesso noi andiamo in campo a vedere che cosa succede, perché questa è una giornata di sole, di divertimento, di sport, ma soprattutto di solidarietà abbinata ai green verdi di Franciacorta. Andiamo in campo a vedere cosa succede. Il bello dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà sono anche i tantissimi collaboratori, volontari che lavorano, vedete? Stanno raccogliendo per la lotteria, raccolgono tutti quelli che sono gli aiuti di chi ha partecipato.
in questo momento, però vedi, arrivano in continuazione a questo tavolo dove, dopo aver assaggiato delle specialità culinarie, adesso si dedicano invece a quello che è proprio il far conoscere gli obiettivi dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. E quando si parla di golf si riescono ad avvicinare anche tanti nuovi personaggi. Beh, il golf non è solo maschile, anzi è soprattutto femminile. Beh, le bellissime ragazze che hanno giocato con noi oggi con l'Accademia dello Sport per la Solidarietà, giornata di divertimento? Beh, di sole sicuramente. Di sole, di divertimento, di mediocre golf. Tu capisci benissimo l'Accademia, tutto quello che fa, perché ti vediamo sempre anche al tennis. Credo che questi sono progetti importanti, perché si unisce il divertimento con il raggiungere obiettivi importanti e portare soprattutto del sollievo a chi ne ha veramente bisogno. È vero, e sono contenta di partecipare sempre. Il golf ovviamente è la cosa meno divertente, per il resto invece è importante. Vedo che si concretizzano un sacco di belle cose, di belle iniziative e di aiuto soprattutto a tante persone che hanno bisogno, mi fa molto piacere. Rita Caccelli, c'è questa grande passione per il golf, ma quanto è bello poterla abbinare poi con la solidarietà e poter fare del bene con la partecipazione, perché tante piccole gocce, tanta partecipazione porta grandi aiuti. Assolutamente, infatti è importante la solidarietà, perché unisce tante persone che magari ancora non la conoscono in questo contesto, e invece nell'ambito sportivo, soprattutto del golf, può aprirlo ai giovani. Intanto si mangia sempre molto bene e quindi non c'è più da chiedersi come mai in queste gare non si trova posto, numero uno. Secondo, persone che dedicano il loro tempo per l'aiuto degli altri. C'è sempre da inchinarsi, soprattutto in un ambito come quello di oggi, che ho giocato benino anche. Allora, tantissimi volontari dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà sono qui da stamattina prestissimo per dare il benvenuto ai giocatori in partenza, e poi quando arrivano, beh, un tocco di specialità culinaria. Qui abbiamo di tutto e di più. C'è tantissima gente oggi. Sì, tantissima, molta. Ma quanto è bello essere un volontario dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà? Molto, molto tanto. Senti, ci mettete, vieni qui, non ti allontanare, ci mettete passione, abbiamo l'addetto alla polenta, che è una cosa importantissima in queste occasioni, vero? Molto, è ricercata, un vecchio piatto ma molto tradizionale, anche sul bresciano vedo che comunque non la disdegnano. Sei stato preso d'assalto oggi? Parecchio, devo dire, sì, è stato un bel lavoro, dopo mezzogiorno. Perché qui tra polenta, gorgonzola, salsiccia e poi cotechini, cioè ogni ben di Dio, la parte dolce. Spritz, tanto per invitare un attimino e invogliare a mangiare, e poi che ne ha più ne metta. Da che ora sei qui stamattina? Siamo arrivati alle 7. Perfetto, te ne andrai a che ora? Quando smonterai? Penso alle 9:30, smontando tutto, riportando tutto nei magazzini, arriveremo a casa 10:30. Questo è il miglior significato di cosa vuol dire essere un volontario dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Ce ne sono tantissimi, ma ne vedrete ancora altrettanti tra poco, quando inizierà anche la kermesse del tennis. Insomma, avvicinatevi all'Accademia dello Sport per la Solidarietà, perché grazie a questa grande associazione Bergamo è diventata la capitale della solidarietà. Sono stati raccolti tantissimi fondi, tutti volontari con la passione di voler fare del bene, di lavorare, di divertirsi e di incontrare nuovi amici. Allora, dicevo che ci sono tantissimi volontari dell'Accademia, scappano perché sono ragazzi timidi, però sono qui da stamattina presto, andranno via tardissimo dopo aver smontato tutto, ma quanto è bello essere un volontario. Tu sei un imprenditore, ti sei avvicinato con il tennis, hai sponsorizzato l'Accademia, sei entrato nei volontari e continui a metterci tutto il tempo libero che hai, ma quanto fa bene qui a questa parte che è il cuore? Guarda, mi stai toccando su una cosa che stai dicendo veramente tutto, fa proprio bene tutto. Quello che stiamo facendo lo stiamo veramente facendo con il cuore, e il tempo che ci mettiamo, arriviamo a casa la sera stanchi ma pieni di gioia, e veramente questo qua, devo dirlo, l'ho detto domenica scorsa,
è veramente un gruppo di persone straordinarie, ci ha permesso di integrarci, perché noi giovani, chiamiamoci così, ci siamo integrati in questo gruppo ed è veramente, passiamo veramente delle giornate che sembra che siamo insieme da 20 anni. E poi vabbè, quando la causa è sempre per gli altri, comunque diamo una mano a tutti e ci diamo una mano anche noi a stare insieme, penso che sia una delle cose più belle della vita. Tanto sole, tanta amicizia in campo e fuori come avete visto, ma soprattutto molto divertimento e beh, da non dimenticare anche la solidarietà. Una tappa importante questa, secondo appuntamento con il circuito di golf dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Prossimo appuntamento ai Colli di Bergamo, nel cuore della città, perché vivremo un terzo momento di solidarietà, golf, divertimento e ci auguriamo anche tanta passione per quelli che sono i progetti, raccogliendo nuovi amici. Vi aspettiamo.